Buonasera, benvenuti a un nuovo numero di replay dello studio centrale di TV6. Sono le ore 21. Sabato torna il campionato di Serie B. Il mercato è finito, c'è stata la sosta per le nazionali, quindi si riprende il cammino consueto della settimana di lavoro per le squadre di calcio. Qui a Pescara oggi tante voci, ci sono notizie sui social, ovviamente in questo studio. Gli ospiti manterranno il distanziamento di 1,5 metri, tra poco ve li presento. Avremo diversi collegamenti anche con la piattaforma Zoom. Allora, per le notizie della giornata vado a salutare subito Andrea Costantini. In breve, cosa è successo oggi, Andrea? Sì, buonasera Enrico. Intanto in ordine cronologico andiamo con la notizia, sicuramente poco positiva, della positività riscontrata al giocatore del Pescara Raul Bellanova, giocatore che è arrivato in prestito dall'Atalanta, era tra i convocati in Under 21, è stata diagnosticata la positività. Lo stesso giocatore si è espresso sui social, possiamo vedere la sua storia su Instagram. Ciao a tutti, volevo dirvi che sono risultato positivo al Covid, ci tengo a farvi sapere che sto bene, sono asintomatico e sono in isolamento. Ci tenevo inoltre a dirvi di non sottovalutare questo virus, sia per il vostro bene che per quello delle persone a voi care, perché non è una cosa su cui si può scherzare. Ora non mi resta che fare il conto alla rovescia per tornare in campo. Grazie in anticipo a tutti per i messaggi. Questo sarà magari un tema di discussione. Poi, poco dopo è schizzata questa notizia, lanciata dal portale seriebnews.com, rilanciata anche da altre testate pescaresi, i social sono impazziti. La notizia che vorrebbe il Pescara interessato a Pato, o meglio, si è mosso Massimo Oddo, ecco qui, calciomercato Serie B, contatti per Pato, lo vuole l'allenatore. Secondo Serie B News, Oddo si sarebbe mosso per contattare Pato, suo ex compagno di squadra al Milan, per portarlo a Pescara. Possiamo, ecco, dunque scorrere. L'ex Milan svincolato piace non poco al tecnico, che lo ha già contattato per convincerlo nella costante ricerca di una punta che rinforzi il reparto avanzato. Il Pescara di Andrea, non Sebastiani. diciamo tutto ora, ci torneremo, soltanto i titoli e Ok, soltanto per poi dire che il giocatore però non sarebbe pienamente convinto. Così riporta Serie B News. E poi è stata una giornata caratterizzata ovviamente dalle notizie che Sì. arrivano da Palazzo Chigi, tra poco ne parleremo perché sostanzialmente si aspetta il decreto, Si no, aspetta Andrea? il decreto, ecco, se mi permette Enrico, proprio in un istante, poco fa ha parlato anche il Presidente della Regione Marsiglio, reduce da una call con le altre regioni in vista dei provvedimenti del DPCM, un sostanziale richiamo all'attenzione da parte dei cittadini, perché, dice il Presidente Marsiglio, i numeri salgono, devono sì preoccuparci, ma non ci deve essere isteria. A te. Allora, la nostra scaletta questa sera prevede nella prima mezz'ora i discorsi ovviamente anche sull'aspetto sanitario nel calcio, poi nella seconda fase entreranno in piattaforma alcuni personaggi di Pescara molto tifosi, come stanno vivendo questo momento anche a livello imprenditoriale, poi nella terza fase ovviamente parleremo in maniera più dettagliata della prossima partita con l'Empoli e avremo un esponente del Pescara, l'attaccante Capone, che si collegherà con noi. Ripetiamo, mantenendo il distanziamento di 1,5 metri in studio, andiamo a salutare il dottor Pietro Literio, psicologo. Buonasera Pietro, grazie per aver accettato il nostro invito e ben ritrovato. Grazie a te, un saluto Al al suo pubblico. fianco Riccardo Clinco. Buonasera Riccardo, Buonasera a te, ben ciao. rivisto, un ben ritrovato anche a Francesco Di Francesco. Buonasera Salve, Francesco. buonasera. Buonasera E concludiamo con Totò De Leonardis. Buonasera Totò. a tutti, Allora, buonasera. avete sentito un po' le notizie riguardanti soprattutto Bellanova, in Under 21 già c'erano stati dei casi positivi, oggi tocca al giocatore in maglia bianco-azzurra che è attualmente in isolamento nelle strutture sportive di Tirrenia in attesa del secondo tampone. Proprio quel giocatore che serviva sulla fascia dove il Pescara è proprio scoperto, Totò. Eh sì, purtroppo momenti difficili ti capita anche questo. Sai, intanto faccio gli auguri al ragazzo che spero che possa togliersi in fretta da questo problema che ci sta assillando da mesi. Però, sul piano tecnico è un problema serio perché Pescara ha
appunto è uscito dal mercato senza quella soluzione in più che poteva arrivare per il reparto difensivo, anche perché Balzano ha appena ripreso, quindi non è disponibile. L'unica soluzione in questo momento è Ventola, a meno che Oddo non decida di cambiare assetto attacco, ma questa è una cosa che non so, anche perché non ho seguito allenamenti e quindi bisogna vedere. Certo, Ventola ha fatto tutta la fase precampionato, l'ha fatta anche le inizi del campionato, l'ha fatta quasi da titolare, però è chiaro che è un problema che resta, insomma, questo. E su questa spada di Damocle per il calcio a livello sanitario vorrei subito sentire il pensiero del professor Vincenzo Salini, collegato con noi da Milano. Buonasera professore, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, mi sentite? Sì, la sentiamo. Perfetto. Professore, grazie. Ricordiamo che il professor Salini è il responsabile dello staff sanitario del Pescara, primario nel reparto di ortopedia al San Raffaele di Milano, ma a livello calcistico ha un ruolo molto prestigioso perché fa parte della commissione medico-scientifica della FIGC. Allora, intanto, professor Salini, le chiedo subito un qualcosa inerente al caso Bellanova. Proprio nelle ultime ore è arrivata questa notizia, c'erano stati già dei casi nell'Under 21 che non è potuto scendere in campo con l'Islanda e quindi il protocollo prevede che il giocatore resterà a Tirrenia, giusto? Sì, il protocollo prevede che il calciatore positivo si rechi sempre dietro consiglio e con l'accordo della ASL, insomma, deve recarsi in un isolamento fiduciario, in un posto riconosciuto anche dalla ASL, quale idoneo a fare l'isolamento fiduciario. Quindi tutte le autorità sanitarie vengono comunicate positivo alle autorità sanitarie, le autorità sanitarie devono sapere dove il calciatore si reca in isolamento fiduciario. Quello che è accaduto, se ne è parlato la scorsa settimana per il Napoli, che c'è stato tutto quel, diciamo, tran tram sulla partita Juventus-Napoli. A tal proposito, mercoledì ci sarà la decisione del giudice sportivo su Juventus-Napoli. Lei già si è espresso dicendo che il protocollo consentiva di giocare la partita, ribadisce questo concetto, no? Sì, in realtà io nell'intervista ho detto quello che ci ha spinto a redigere il protocollo light, nel senso che se noi dovessimo trattare i calciatori come persone tra virgolette comuni, come me, come tutti quanti voi, allora penso che il campionato non potesse neanche iniziare. In realtà, se noi per ogni positivo dobbiamo isolare tutti quelli che sono stati a contatto, capite bene che diventa impossibile, perché nel corso del campionato ogni squadra, ecco il Pescara forse era una delle poche esenti, tutte le squadre avranno un positivo, e quindi il protocollo light era stato fatto proprio riguardo a questo aspetto, cioè isolare il positivo e mettere in isolamento fiduciario tutta la squadra in un luogo comune, poi da stabilire insieme appunto le autorità sanitarie, e dopo 15 giorni di isolamento nel contempo la squadra doveva essere tamponata, si poteva allenare, perché essendo un cluster di negativi automaticamente non c'è pericolo. Senta professore, ancora non è uscito il nuovo decreto del Presidente del Consiglio, però c'è stata la riunione del Comitato Tecnico Scientifico, questa quarantena ridotta a 10 giorni e stop al doppio tampone negativo. Cosa ne pensa? Ma secondo me è una scelta, come dire, condivisibile dal punto di vista sanitario. Sicuramente non bisogna nascondere la testa sotto la sabbia e capire, ragionare e pensare che le cose sono cambiate rispetto a quest'estate. Non siamo ancora ai livelli di marzo-aprile, perché in realtà io purtroppo la situazione di marzo-aprile l'ho vissuta in diretta qui a Milano. Sicuramente qualche segnale di ripresa c'è anche presso il mio ospedale, che comunque è stato uno dei più tartassati a marzo-aprile. Ora per fortuna ci siamo organizzati con un ospedale dedicato ai pazienti Covid, però diciamo che qualcosa si sta muovendo, non siamo sicuramente alla criticità di marzo-aprile, però penso che la scelta sia assolutamente condivisibile. Ecco, per il mondo del calcio a cosa andiamo incontro secondo lei? Ma secondo me, io quello che non riesco a comprendere sinceramente, ma senza assolutamente nessun tono polemico, la Commissione federale, come sapete, della quale mi onoro di far parte, presieduta dal professor Zeppilli, aveva stilato un protocollo. Il protocollo era stato accettato dalle società,
ed era stato accettato dal Ministero della Sanità. Quindi diciamo che il protocollo non era soltanto frutto delle nostre idee o frutto delle nostre considerazioni, ma era accettato anche a livello politico. Quindi voglio dire, per cui tutto quello che è accaduto dopo mi sembra a dir poco strano, perché in realtà era tutto previsto e le società hanno accettato che fino a 10 positivi il campionato sarebbe proseguito senza alcun problema. Quindi non, io sinceramente la situazione del Napoli parlo per quello che so e non so tutto quello che è accaduto, però sicuramente qualcosa di anomalo c'è stato. Senta, se dovesse passare questa nuova normativa dell'ampliamento delle rose a 30 elementi, è d'accordo, è una buona via di uscita o no? Beh, potrebbe essere una buona via di uscita, ma ripeto, il calcio, allora il presupposto fondamentale è questo: se il calcio vuole giocare e vuole andare avanti a rischio zero è impossibile. Se certo. Vogliamo far sì che il calcio continui, bisogna accettare un minimo di rischio. Un minimo di rischio che è un rischio calcolato, perché comunque i calciatori sono super controllati, sono super diciamo controllati dal punto di vista logistico e dal punto di vista sanitario. Normale, comprendo che, ad esempio, io mi raccordo spesso con il dottor Braconaro, che è responsabile della Serie C, in Serie C i problemi sono sicuramente diversi e più complessi, soprattutto dal punto di vista logistico, e quello è il problema, diciamo. Allora, però... velocemente sì. Sì, velocemente dallo studio, perché poi lasceremo il professor Salini. Francesco. Professore, buonasera, ben rivisto. Buonasera. Proprio riferendomi al discorso che faceva lei adesso sulla Serie C con situazioni diverse, negli stessi giorni del problema sorto Juventus-Napoli, in Serie C Palermo-Potenza per due casi di Covid, la partita è stata rinviata e non ci sono state polemiche. Le chiedo perché da una parte si rinvia una partita e non ci sono polemiche e dall'altra è successo tutto quello che è successo. Io non sono, glielo chiedo proprio perché non sono riuscito a capirlo. Allora, io le spiego quello che penso io, quello cerco di comprendere quello che può essere, quali possono essere le motivazioni. La prima motivazione è sicuramente una motivazione di ordine economico, perché in realtà purtroppo è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, ma la Serie C ha un appeal e una forza economica diversa rispetto alla Serie A, in particolar modo una partita come Juventus-Napoli. Ma soprattutto la decisione del rinvio può essere presa se, perché il problema della Serie C è quella, è quello, cioè anche io qui con me ho un mio collaboratore a San Raffaele, che è il medico della Giana, che è la squadra di Gorgonzola. Loro hanno 5 positivi, non hanno giocato, è normale, ma quello dipende dal fatto, da che cosa? Dipende dal fatto che loro non hanno la possibilità economica di fare il ritiro fiduciario. La squadra di Serie C, se la squadra nel momento in cui si evidenzia un positivo non è in grado di fare il ritiro fiduciario tutti in un hotel, nello stesso posto, nella stessa, diciamo per 15 giorni nello stesso la luogo. La classica bolla. Esatto, automaticamente interviene la AS e in quel momento la AS blocca tutto. Poi naturalmente sta al buon cuore, alla collaborazione delle diverse società, ma è normale che una partita di Serie C sposta sicuramente meno interesse rispetto a una partita di Serie A. Su questo penso che è inutile fare, diciamo, i falsi moralisti, ma è così. Io presumo che sia fondamentalmente quello il problema, sia per la partita della Juve sia per le altre partite della Serie C. Per chiudere, professore, sui tamponi veloci, lei ha già espresso un'opinione positiva? Sì, io ho espresso un'opinione positiva, perché comunque risolverebbero grandi problemi, perché l'anno scorso in Serie B a fine campionato nessuno ha saputo, nessuno, diciamo, non è venuto alla luce questo, ma noi abbiamo avuto a fine campionato dei grossi problemi, perché c'erano dei termini perentori di effettuazione dei tamponi. E ad esempio squadre come il Crotone, noi siamo stati più volte chiamati telefonicamente dal medico del Crotone, dal presidente del Crotone, perché essendo spesso in aereo il Crotone non riusciva a fare il tampone in quel giorno, perché in realtà poi la Procura federale è molto
le regole sono molto stringenti, quindi la Procura federale è molto attenta anche al singolo giorno, per cui anche quello, fare appunto il tampone come l'ha fatto prima, e poi soprattutto non è tanto il fatto di farlo, ma quanto di avere la risposta 4 ore prima della gara. Col tampone rapido noi riusciamo comunque ad avere una, come dire, un esame più rapido e soprattutto avere delle risposte veloci. Sicuramente il tasso di falsi positivi del tampone veloce è superiore rispetto al tampone, quello dell'RMNA che si fa, diciamo, il tampone nasofaringeo. Falso positivo significa che abbiamo più pazienti positivi rispetto a quelli reali. Difatti, quando il paziente si sottopone al tampone rapido ed è positivo, viene sempre poi fatto di conferma il tampone classico. Professore, noi la ringraziamo perché è stato sempre utilissimo a darci dei chiarimenti in queste trasmissioni di sport. Speriamo di risentirci in tempi migliori, professor Salini, e di rivederci. Beh, ovviamente. Ci vediamo domenica, sabato allo stadio sicuramente. Grazie professor Salini. Saluti grazie a tutti. Grazie professor Salini. Dottor Literio, la notizia di Pato che è circolata oggi sui social, passiamo da un argomento all'altro. La incuriosisce, la sorprende? Ma no, serve a entusiasmare gli animi in questa pausa di 2 settimane, quindi serve un po' per riscaldare la tifoseria, insomma, per tenerci impegnati anche, no? E per sognare. Riccardo? I giocatori che hanno ormai una certa età, se sono integri, Pato ha una classe per una Serie B come la nostra, una classe... A parte il giudizio su Pato, come la interpreti questa voce che è schizzata su tutti i social? Che è una cosa positiva, una cosa bella. Se venisse un giocatore del genere sarebbe per tutti una grande soddisfazione, bello. Francesco? Tanta fantasia che serve anche a far sorridere, ha ragione professor Litterio, in un momento nel quale di problemi ce ne sono anche troppi, non solo calcistici, e quindi io la prendo come una, non voglio dire come una barzelletta, ma come una cosa simpatica, e finisce lì. Invece, a proposito di notizie di mercato, Totò, una breve sintesi di quanto è accaduto per Cacciatore, che il Pescara non ha più voluto, dopo alcune notizie che sono circolate anche da Cagliari sulle sue condizioni, insieme allo staff tecnico, società e staff tecnico hanno deciso di non prenderlo più. Ma per me è stata una brutta pagina, insomma, una brutta pagina, perché arrivare praticamente, il giocatore era d'accordo, stava prendendo la valigia, era pronta pure quella. Sì, per sottoporsi al cui, voglio dire, il momento in cui prende un accordo, quindi c'erano tutti gli accordi possibili, economici e via dicendo, nel giro di nemmeno di 12 ore, credo che poi questa cosa vada in fumo, mi sembra una cosa, non è una bella storia, anche il fatto di tirar fuori possibili problemi sanitari del calciatore, mi sembra pure questa la cosa brutta, perché intanto voglio dire, il momento in cui lo prendi, credo che la prima cosa da fare era sapere come stava il calciatore, e non lo puoi scoprire 12 ore dopo. Per cui mi sembra che, sommato, io non credo che questo problema fisico sia la ragione per cui c'è stata la rinuncia. A mio avviso credo che sia stata probabilmente l'aspetto tecnico, nel senso che praticamente... Aspetto economico no, perché erano d'accordo. No, erano d'accordo su tutto, erano d'accordo su tutto. Il calciatore, tra l'altro, ha subito rilasciato una intervista entusiasta per la destinazione, ribadendo che aveva giocato fino all'ultimo campionato, per cui stava in ottime condizioni, e poi questo sfuma. Io credo che sia soprattutto che sia stato un problema tecnico, nel senso che l'allenatore, ma non solo l'allenatore, anche noi che seguiamo le partite, dicevano che c'era bisogno di un centrale, tra l'altro di piede destro. Cacciatore, tutto sommato, è stato sempre un terzino che si è adattato a volte
come centrale, per cui credo che non fosse una soluzione, a mio avviso, magari presa, l'accordo presa anche all'insaputo dell'allenatore, perché, cioè, almeno penso questo, la cosa logica è questa, altrimenti mi sembra una cosa assurda. Tra l'altro, insomma, c'era anche un procuratore di campi che conoscono, quindi era stato nei minimi dettagli definita questa cosa, aspettava solo che si mettesse le scarpette e cominciasse ad allenarsi, per cui comunque mi sembra una brutta storia. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Chiedere se c'è stata qualche comunicazione ufficiale sulla vicenda da parte della società, mi sembra di no. No, perché no. Ufficialmente il giocatore non è mai stato a Pescara, quindi però ha rilasciato delle dichiarazioni, un qualcosa che non è stato annunciato. Ecco. Ma la dichiarazione è stata da parte del giocatore? Sì, sì. Lui ha chiesto della società. Sì, della società. Che ha dichiarato che lui sta bene, che è integro e che... No, comunque, voglio dire, era sicuro che la trattativa era ufficiale, voglio dire, non è che se l'è inventato qualcuno questa storia, voglio dire. No, siccome che... Pietro diceva la società ha dato una versione, no, perché non ha annunciato l'acquisto, quindi non doveva smentire sotto quell'aspetto, ci sta il silenzio. Però forse in casi del genere sei stato sottoposto a visite mediche. Non è stato sottoposto, appunto, non è nemmeno arrivato a Pescara. E allora non c'entra nulla il fatto se sta bene o se sta male, evidentemente, come diceva Totò, di colpo si saranno accorti che forse non era il caso e non è stato preso, perché se non ha non ha effettuato le visite mediche. Allora, prescindere da questa parentesi di cacciatore, perché poi di calcio giocato torneremo a parlare dopo le ore 22 con il collegamento con Capone, la sosta ha permesso sicuramente al tecnico Oddo di conoscere meglio i propri giocatori, gli ultimi arrivati, quindi diciamo che dalla prossima partita con l'Empoli ci auguriamo tutti di vedere un qualcosa di meglio rispetto alla partita di Reggio Calabria, no Pietro? Si spera, i tempi però di costruzione, di formazione del gruppo e della squadra e del lavoro di gruppo possono essere più lunghi. Sicuramente. Anche perché qui trovare l'alchimia non è facile, è una bella amalgama, c'è bisogno di trovare. Dovrà lavorare molto bene Oddo, insomma. Sì. Sei fiducioso per questa stagione, almeno sulla carta, perché poi dobbiamo vederla all'opera, la squadra, no? Io sì, molto, ma soprattutto per le condizioni. Vorrei dire una cosa su questo. A me ha colpito molto la prima intervista di Oddo di presentazione. Quelle premesse, secondo me, dicono molto sull'evoluzione. Cioè il fatto di divertirci, di non puntare un obiettivo sin da ora? Oltre a quello ha detto un'altra cosa più importante secondo me nella giornata di presentazione, perché ha parlato di aver ritrovato qui a Pescara il clima di fiducia, quel calore, quel senso di famiglia che probabilmente ha perso nelle ultime esperienze fatte di diversi insuccessi, quindi tra esonere e l'ultima retrocessione. Qui si è sentito e tornato a casa e questo il clima fa parecchio. Quindi sarà l'anno del riscatto anche per Oddo? Dovrebbe esserlo e si sente sufficientemente anche supportato dalla società. Le battute che hanno detto, no? Dove sti, stinga la casa, no? Tra presidente e allenatore, dall'idea proprio della comunicazione familiare, no? Della famiglia, no? Ti trovi d'accordo, Riccardo, con questa analisi? Sì, anche se condivido soprattutto la prima parte delle parole di Pietro, cioè quelle che ci vuole più tempo, perché... praticamente è un mese, è vero, che è cominciato il campionato, ma noi siamo anche una squadra che ha ripreso tardi rispetto agli altri, abbiamo fatto tantissimi innesti e quindi ci vuole comunque tempo. Però questa sosta sicuramente ha permesso a Massimo di... In 15 giorni di lavoro si può cominciare a lavorare, prescindendo adesso dall'assenza di Bellanova. Volevo puntualizzare proprio questo, 15 giorni di... con la sosta del campionato, la preparazione di prima, adesso si parla di formare il gruppo, pare che ci vogliono 2-3 mesi, poi magari ti accorgi che in altre realtà, nello spazio di un mese, tra le prime giornate di campionato e la fase di preparazione, che è quella, bene o male, per tutte le società, anche se Pescara è partito in ritardo, avendo chiuso la stagione per ultima, però ti accorgi che la cosiddetta intesa, quantomeno sul piano tecnico e tattico, c'è, quindi non credo che ormai Pescara, bene o male, sono più di 30-40 giorni che sta lavorando con questi 15 giorni, quindi
qualcosina di meglio, come dicevi tu, si dovrebbe cominciare a vedere. Quindi Totò, di solito si dice intorno alla decima giornata si inizia a vedere qualcosa, più o meno? No, no. Molte volte però no, ci sono anche le false partenze, esatto, non sì, è il sì, caso nostro. No, no, sicuramente. No, il problema magari per capire cosa, dove può arrivare la squadra, come abbiamo sempre detto, dobbiamo aspettare febbraio-marzo. Sì. Però chiaramente una squadra così profondamente rinnovata, credo che almeno un paio di mesi ci vogliono. Cioè, quello che preoccupa è il modo come nelle due partite viste il campionato la squadra ha mostrato diversi problemi, insomma è ovvio che il lavoro è all'inizio, però è chiaro che insomma questa non è stata una bella partenza, che quindi va a ribadire che comunque i problemi ci sono. L'unica cosa positiva secondo me, a mio avviso, è il fatto che l'allenatore non ha cominciato a fare esperimenti, è andato avanti col suo lavoro per impostare la squadra in un certo modo, sperando appunto che poi il mercato glielo aggiustasse. Non è che abbiamo visto. La scorsa settimana abbiamo parlato di questa carenza in difesa, dobbiamo aspettare gennaio. A esatto, punto. Sì, gennaio, ma anche la carenza potrebbe essere appunto da vedere. Queste 10 giornate ci diranno pure qual è la forza dell'attacco, perché pure lì insomma, certo, ancora vediamo. Certo. Insomma, ancora vediamo quale può essere il rapporto sia di Asensio che di Cetter, se possono giocare insieme. Sono tante situazioni che vanno verificate, e soprattutto magari adesso in questa prima fase non peserà quello che è un problema reale, cioè questo maxi organico che è di 31-32 giocatori, che alla lunga può creare, io dico può creare solo problemi, mentre invece in questo momento no, soprattutto per la garanzia e la testa dell'allenatore che non va dietro ad esperimenti continui avendo tutto questo organico. Pietro? No, volevo dire una cosa su questo, che sicuramente l'assetto tattico, l'equilibrio tattico è ancora da trovare e vedremo quanto tempo ci impiegherà Oddo e la squadra. Però a me colpiva l'atteggiamento un po' di alcuni giocatori in queste partite, no? Ad esempio dei big, Memushai, Galano, no? Vederli innervositi in certi momenti in campo non è un bel segnale di inizio, diciamo. Beh, Memushai però ha giocato soltanto a Reggio Calabria, Galano, perché mi riferivo più a Galano, dall'infortunio. Sì, Galano non sta attraversando un bel momento, però speriamo che in questi giorni di sosta abbia ritrovato le giuste motivazioni. Allora ci fermiamo per la pubblicità, poi torneremo in studio con una parentesi dedicata agli uomini della Movida di Pescara e poi torneremo a parlare con Cristian Capone di questo campionato e anche della prossima partita in casa e con l'Empoli. A tra poco. Ritorna allo svuotatutto Notti d'Oro, con sconti fino all'80%. Materassi Memory da 145 euro. Materassi a molle indipendenti sfoderabile da 195 euro. Tempur Simmons Dors Alfa Lomo. Letti imbottiti matrimoniali in ecopelle, 490 euro. Vieni a trovarci. Quantitativi limitati. Notti d'Oro. Corso Umberto 271 Montesilvano. Telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro conviene. Il super bonus 110% non è per tutti, non è per sempre. Il super bonus è difficile da ottenere. Lo trasforma in realtà Aragon Invest, Energy Service Company certificata a Pescara, in via Cetteo Ciglio 56. Continua ad abitare i tuoi sogni, ma a costo zero. Info aragoninvest.eu. FAPA Smart Home Specialist. Una lunga esperienza nel settore dell'impiantistica elettrica e non solo. Luci smart, antifurto, videosorveglianza, cancelli automatici. La FAPA è in grado di installare anche gestione varchi Covid-19, telecamere a riconoscimento facciale e rilevazione temperatura. Contatta il 328-899-9760, via Verrotti 210, Montesilvano. FAPAimpianti.it. Thank you.
TZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Alle 34 minuti rientriamo in diretta con i nostri ospiti, ma apriamo una piattaforma con alcuni amici pescaresi che sono innanzitutto tifosi della squadra di calcio, ma ci hanno accompagnato nelle notti estive, insomma sono molto conosciuti in città. Ecco l'inquadratura generale, il nostro Maurizio Daguì dallo studio alla piattaforma, quindi vado a salutare tutti: Francesco Simone, David Piperno, Claudio Corna, Giuseppe Di Vincenzo e Cristian Mirenghi. Un saluto a tutti e grazie per aver accettato il nostro invito. Voi siete abituati a vivere soprattutto la notte, quindi per voi è un orario molto presto, no? Siete svegli da poco, no, avete anche lavorato perché tutti quanti avete ovviamente un'attività e poi parleremo anche di questo. Allora, vi chiedo, ecco, i temi che affronteremo con voi sono proprio questi: quanta fiducia avete nel nuovo Pescara, se sarà l'anno del riscatto di Oddo e come sta cambiando la città anche in base alle vostre esperienze extra calcistiche. Vorrei partire da, poi darò anche i vostri soprannomi, Francesco Simone, detto Pelé. Buonasera a tutti. Allora parti tu, quanta fiducia hai su questa squadra e se sarà l'anno del riscatto per il tuo amico Oddo, perché so che siete anche amici. Sì, siamo molto amici, ma a prescindere dall'amicizia, da un punto poi di vista professionale, qualsiasi cosa dici potrà essere contraddetta dai tuoi compagni. Sempre. Stimo l'allenatore e il professionista. Secondo me sarà l'anno del Pescara. Sono convinto di questo perché c'è una bella alchimia, si è creata una bella alchimia. Ovviamente siamo solo all'inizio. Speriamo solo esclusivamente che la squadra possa, diciamo, essere presente per via ovviamente di questo Covid maledetto in tutte le partite, quindi essere tutti quanti i titolari in forza al mister. Sono molto fiducioso, farà vedere grandi cose il Pescara quest'anno. Allora, d'accordo David Piperno? Ciao Enrico, buonasera a tutti. Buonasera David. Sicuramente una squadra molto ben allestita, manca forse qualcosina dietro come centrali, però
la campagna acquisti fa ben sperare. Valdifiori un giocatore di categoria, Asensio è un gran giocatore, c'è qualche prospetto giovane che tipo quello della, che arriva dalla Roma, Riccardi sì. Che è uno dei più grossi talenti di cui si parla in Italia. Speriamo bene. L'inizio non è stato dei migliori, il calendario non è eccessivamente favorevole adesso all'inizio, però la Serie B è lunga, c'è tempo per riprendersi. E poi tu chiederai sempre informazioni al tuo amico Guardiola se qualcosa non va, qualche consiglio, no? Ma io sono un catenacciaro, io preferirei chiedere a Rumignani. Cioè io sono... Davide, tu sei giovanissimo, ti può piacere Rumignani come stile di gioco, casomai, vorrei dire. Guarda, è stata una delle annate più belle con i gol di Carnevale, quel calcio brusco, ignorante, che ci dava soddisfazione fino alla fine. Pepos, Giuseppe, Enrico, ci sento finalmente. Stai facendo la parola. Ti vedo rovesciato certe volte. Hai trovato la collocazione giusta? Sì, ce l'abbiamo fatta. Sì, allora, sì, adesso che sei in piedi, ti posso chiedere quanta fiducia... Non ho sentito niente fino adesso. Benissimo, non ti sei perso niente. Cioè, quanta fiducia hai? Grazie. Quanta fiducia hai in questa squadra e nel riscatto di Oddo? Guarda, io devo essere forse controcorrente, io voglio essere fiducioso. Anche gli altri mercato... sono fiduciosi. Ecco, non li ho sentiti, perciò forse... però sono fiducioso, il mercato non è stato un grande mercato, anche se ci mancano alcune pedine sia in difesa che in attacco. Penso che quest'anno ci possiamo togliere delle belle soddisfazioni. Io sono fiducioso su un ragazzo in particolare, nonostante dicano che abbia dei problemi soprattutto familiari, da quello che ho sentito, ma secondo me Alessio Riccardi può essere il futuro sorpresa di questo Pescara. Sì, secondo me stai parlando di un talento, poi qualche problema familiare si l'ha avuto ma l'ha risolto, quindi speriamo che possa dare il meglio di se stesso Riccardi. Claudio Corna, Claudio. Enrico carissimo, come stai? Ciao a tutti. Bene, è un piacere avervi tutti in diretta. Claudio, tu sei tra gli ottimisti oppure anche tu non riesci a vedere positivo, anche se questo termine positivo oggi? Intanto speriamo di migliorare l'andamento dello scorso anno, diciamo, mettiamo in soffitta la stagione scorsa, non pensiamo a quella scala per andare in soffitta, perché hai una scala al tuo fianco. No, perché sono sotto trasloco, quindi sono un po' work in progress. Va bene. Quindi dicevo, intanto pensiamo a migliorare rispetto alla stagione passata e dimentichiamocela. Poi secondo me Oddo ci può far ben sperare, perché la sua caratteristica è sempre stata il bel gioco, il gioco corale, il suo 4-3-2-1 che comunque esalta chi sa giocare a pallone. Stiamo parlando di tecnico adesso. No, qui di tecnico c'è solo David tra noi, siamo esatto, che è un vero allenatore, però ci proviamo tutti. Niente, dicevo, il mercato è un po' un punto interrogativo. Sulla carta è stato un gran mercato, perché comunque davanti è arrivato Asensio, che è un giocatore che in B, se sta bene, fa la differenza. Dietro di lui c'è Galano, che comunque non ha bisogno di presentazioni. Speriamo che dalla prossima partita faccia vedere il vero Galano. In porta c'è un signor portiere che secondo me è il miglior portiere della Serie B. Qualcosina, come diceva David, ma anche in difesa, un centralino potrebbe sempre arrivare dagli svincolati, quindi centrocampo secondo me sulla carta, se togli un paio di altre squadre tra Valdifiori, Memusciai, Busellato
Cioè, senti Claudio, siamo competitivi. Puoi diventare un nostro opinionista perché sai tutto, quindi puoi anche sostituire Riccardo Clinco. Onorato. Francesco. Allora, Cristian Mirenghi, detto Biscotto, dov'è? Ciao, sono a casa Enrico. Un saluto. Come a tutti. Stai? Bene, benissimo. Senti, tu sei il più tecnico o il meno tecnico rispetto agli altri? No, io sono tifoso, guarda, il tecnico poi... David tecnico, vabbè, poi ne parliamo stasera, Claudio. Però no, io sono tifoso, credo in questa squadra, credo in Massimo. Speravo arrivasse proprio lui, lo dicevo da prima della chiamata, e quindi sono molto contento che guidi la nostra squadra con questa bella squadra, un bel mix tra giovani e qualche vecchio marpione. È il mix giusto, secondo me. Ma velocemente, Pelé, ecco perché adesso vi diamo per soprannome, per ricreare un po' di entusiasmo, a prescindere dal fatto che non si può andare allo stadio, ma per ritrovare un po' di entusiasmo intorno a questa squadra, cosa si dovrebbe fare? A parte i risultati, che ovviamente... Vabbè, i risultati sono la prima cosa, ovviamente, ma penso che sia la risposta più scontata. Avete sentito la notizia di Pato, oggi in città è circolata subito... Sì. Però... Sarà contento David. Stiamo parlando di fantacalcio. Sì. Invece, quindi, quale può essere la medicina giusta, Francesco? Intanto io credo che il calore che possono dare i tifosi all'interno dello stadio, Pescara è una piazza caldissima, quindi immagino che hanno bisogno anche i ragazzi che vanno in campo. Oggi, guardando in televisione, in TV, tutte le partite, è di una tristezza unica, cioè non è più il calcio di una volta, cioè non ti dà più quelle emozioni. A volte veramente cambi canale, non solo per la passione, perché ci vorrebbe il tifo, il vero tifo, la curva nord del Pescara come una volta, che allora sì che porta emozione. Cioè Pescara. Senti, prima David ci diceva: io ho amato Rumignani. Tu che hai amato, Francesco? Io ho amato Zeman. Zeman, sentiamo Zeman. Gli altri velocemente. Claudio, chi ha amato come allenatore? Io sono troppo indeciso tra il vecchio Giovanni Galeone e Zeman. No, non riesco a fare un primo e secondo posto. Pepo? Per me... Io Galeone sicuramente. Poi vabbè, Zeman ci ha fatto sognare, ha fatto un grandissimo campionato, ma per come si è comportato dopo non sono stato contento per niente. Invece Cristian, Biscotto? Io Galeone tutta la vita, però il più simpatico di tutti, che lo riprenderei solo per la sua simpatia, il professore Gianni Simonelli. Mamma mia, che riso. Bravissimo. Hai ragione, la simpatia di Simonelli era veramente totale. Allora vi chiedo, adesso entriamo nel vostro settore, voi che uomini della Movida, cosa chiedete alle autorità competenti, perché Pescara sta cambiando come un po' tutte le città, ecco, cosa vi sentite di dire in queste ore, dove ci sono tanti dubbi, tante incertezze. Partiamo da te, Francesco. Il problema purtroppo l'abbiamo visto anche quest'estate, ormai è una fotocopia di quello che è successo circa 6 mesi fa. Io quello che dico è: bisogna rispettare le regole, ma le regole bisogna rispettarle dalle 7 del mattino fino alle 7 del mattino del giorno dopo. Cioè cerchiamo di conviverci con quello che abbiamo, altrimenti si ferma tutto, dal bar, dal ristorante, dalla scuola, dalla movida, eccetera eccetera. La movida è difficile controllarla, ma come è difficile controllare anche l'ingresso di una scuola o l'uscita di una scuola, è difficile tutto. Se ci sono delle regole certe e non c'è il libero arbitrio dove la gente decide di fare quello che vuole, multiamo, sanzioni pesanti. Vedi che sabato sera, un esempio, sono andato in giro per Pescara è stata eccellente, c'era tanta gente in centro, tantissima gente, c'erano tutti con la mascherina, tutti distanziati. Poi ovviamente ci sono delle situazioni dove non si può, però oggi bisogna dare delle regole certe. L'incertezza purtroppo non fa bene a nessuno, soprattutto all'economia di chi ha attività in qualunque campo.
Davide, tu che hai quello splendido negozio di 18 metri quadri, cosa ti senti di dire? Guarda Enrico, il momento è un momento veramente complicato. Credo che sia un periodo storico dove non dobbiamo pensare a fare polemica, ma a tenerci alle regole, cercare di rispettarle tutti quanti nel nostro piccolo e sperare che questo maledetto virus vada via il prima possibile. Sicuramente sono settori che sono più penalizzati, come quello del mondo della notte, come quello magari delle palestre, dello sport amatoriale, che purtroppo si trovano in una maggiore difficoltà perché saranno soggetti a restrizioni maggiori. Dobbiamo però cercare tutti quanti di sperare che sia solo per un breve periodo e dobbiamo essere uniti nel superare questa situazione rispettando le regole e sperando che passi il più in fretta possibile. Claudio Costa. Enrico, il momento, ripeto le parole di Davide, è un momento molto molto difficile. Noi del cosiddetto mondo della notte dobbiamo essere sinceri. Il nostro state soffrendo molto, certo. Sì, e poi purtroppo il nostro lavoro è creare assembramento, cioè è inutile, non ci dobbiamo nascondere perché il nostro mondo vive, guadagna e va bene se fai numeri, se fai assembramento. La discoteca è bella perché è piena. La serata è bella quando è piena di gente che si diverte, quindi insomma soffrire momento, ora per poi tornare a respirare soffrire ora, però ci metto anche un pizzichetto di polemica, sì. Noi stiamo soffrendo, siamo consapevoli di dover soffrire e di resistere, però dalla parte diciamo di chi sta più in alto di noi, dalla parte di chi decide, ci aspettiamo una considerazione molto molto più maggiore. Si può dire più maggiore, non lo so, maggiore rispetto a quella che ci hanno dato fino ad oggi, perché è stata veramente minima, secondo il mio punto di vista. Cosa può aggiungere Biscotto, Cristian, su questo argomento? Ma guarda, io la penso un po' come loro, perché comunque è un settore che fa impresa, che quindi che ha un indotto economico non irrilevante, non guardiamo solo Pescara, ma guardiamo tutta la nazione. Però è anche vero, Enrico, che te lo dico proprio con il cuore in mano, che in Italia non abbiamo il senso civico, non la penso assolutamente come Francesco, perché è difficile vedere tutti con la mascherina, molti mettono la mascherina ma se la tengono sotto al mento, non è vero che tutti indossano la mascherina, purtroppo gli italiani siamo così, siamo dei faciloni, fino a quando non ci sbatteremo la testa non lo capiremo. Anche questo è vero. Chiudiamo con Pepos. La tua... sono un po' di anni che non sono più proprio dentro il mondo della notte, ma lo seguo assiduamente e continuo ad interessarmi. Purtroppo il momento è brutto, anche dalla parte mia lavorativa, che ho una ditta per conto mio, non è facile assolutamente. Dico che bisogna soffrire adesso per stare meglio dopo, e mi ricongiungo un attimo al discorso che faceva Cristian, che ho visto con i miei occhi per tante volte persone che non rispettano le regole, perché se le avessimo rispettate, nonostante oggi l'Italia a livello europeo è quella che ha meno problemi con il Covid, siamo ancora alle solite. Tra poco, non so se è già uscito il nuovo DPCM che chiuderà i ristoranti a una certa ora, ti limita ad andare al ristorante a mangiare in quattro persone. Sì, che non è ancora uscito il decreto, però ormai si sa già quasi tutto in Italia, esatto. Prima che esce il decreto ci sarà. Andrea, se mi sei di aiuto, mi hai detto alle ore 21 potrebbe esserci la chiusura per locali. Sì, dove non c'è servizio al tavolo. Dove non c'è servizio al tavolo. Mentre in locali tipo pub, ristoranti, la chiusura sarebbe estesa alle ore 24. Allora, intanto questo angolo di pescaresità, perché abbiamo voluto coinvolgere questi amici proprio perché hanno Pescara nel cuore, c'è Francesco Di Francesco che voleva intervenire per... Volevo fare i complimenti a tutti e cinque. Ah, bene. Per la passione che sicuramente hanno
per il Pescara, per quello che... Per Pescara soprattutto. Per il Pescara, per la loro città e per tutto quello che hanno detto con grande eleganza e signorilità, e poi i complimenti, anche se mi permettete, per i soprannomi che li rendono ancora più simpatici. Complimenti, bravi. C'è Riccardo, permettete. Grazie. Che vuole salutarvi, Riccardo. Ragazzi, mi raccomando, sono nelle vostre mani. Sì. Ragazzi, sono nelle vostre mani io, voi lo sapete. Ragazzi, grazie per aver accettato il nostro invito, è stato davvero un piacere avervi qui in questa trasmissione di sport. Vi auguro veramente tutto il bene possibile per le vostre attività, per far sì che tutti quanti possiamo tornare a divertirci fuori dallo stadio, nello stadio, insomma tornare a vivere quella Pescara che abbiamo tutti amato. Grazie ancora per essere stati ospiti di Replay, grazie e buona serata a tutti. Ciao Enrico, grazie, ciao. Andiamo in pubblicità e poi torneremo in studio, torniamo a parlare di calcio giocato, tra poco ci collegheremo con Cristian Capone, a tra poco. FAPA, Smart Home Specialist. Una lunga esperienza nel settore dell'impiantistica elettrica e non solo. Luci smart, antifurto, videosorveglianza, cancelli automatici. La FAPA è in grado di installare anche gestione varchi Covid-19, telecamere a riconoscimento facciale e rilevazione temperatura. Contatta il 328-899-9760, via Verrotti 210, Monte Silvano. FAPAimpianti.it. Il super bonus 110% non è per tutti, non è per sempre. Il super bonus è difficile da ottenere. Lo trasforma in realtà Aragon Invest, Energy Service Company certificata a Pescara, in via Cetteo Ciglia 56. Continua ad abitare i tuoi sogni, ma a costo zero. Info aragoninvest.eu. Ritorna allo svuota tutto notti d'oro con sconti fino all'80%. Materassi memory da 145 euro. Materassi a molle indipendenti sfoderabile da 195 euro. Tempur Simmons Dors Alfa Lomo. Letti imbottiti matrimoniali in ecopelle 490 euro. Vieni a trovarci. Quantitativi limitati. Notti d'oro. Corso Umberto 271 Monte Silvano. Telefono 085 44 58 973. Notti d'oro conviene. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli
Zanelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Sono le 21:57 minuti. Bene, dopo questa bella parentesi di pescaresità, Andrea, che notizie abbiamo di giornata invece per quanto riguarda la squadra? Che la squadra oggi ha ripreso gli allenamenti, c'è una novità che riguarda il portiere Mattia Del Favero, sfortunato, si è infortunato alla spalla, una ricaduta per lui nella gara di Coppa con il Notaresco, si opererà dopodomani, mercoledì a Milano, quindi in bocca al lupo a Del Favero, oggi lavoro differenziato per Antei e Di Grazia, a te. Bene, allora, prima di parlare di calcio giocato, diamo spazio a una notizia che sta circolando in città, questa è molto più concreta, riguarda ovviamente la società del Pescara, perché continuano le trattative del presidente Sebastiani, entro il 30 gennaio è molto probabile che ci sia una nuova proprietà con un gruppo imprenditoriale. Cosa comporterebbe tutto questo, Antonio, perché le voci sono sempre più fondate? Ma a questo punto direi, almeno per cambiare in corso, credo poco, perché non so appunto come andrà avanti la situazione, poi bisogna capire qual è la forza di questo, se c'è questa nuova società, sono questi nuovi dirigenti. Beh, è sempre un'incognita, voglio dire. Sto parlando un po' perché è diventato di dominio pubblico proprio in giornata, quindi domani probabilmente i giornali ne parleranno. Ovviamente non ci sono notizie sui nomi, però si tratta di un gruppo imprenditoriale non locale, molto forte e molto interessato. Italiano? Non lo so, non, qualsiasi cosa puoi chiedermi, c'è solo la volontà del Presidente di continuare queste trattative e di, come ha sempre detto, di dare continuità al calcio pescarese con un gruppo imprenditoriale forte. No, io l'unica cosa, Enrico, penso, sono alquanto scettico, soprattutto per il momento, voglio dire, il momento in cui praticamente il calcio italiano è fermo, se tu pensi anche le grandi società, che voglio dire, la Juve che non fa acquisti, siamo a questi livelli, cioè che possa entrare un gruppo per fare non solo calcio sicuramente, in questo momento mi sembra una cosa abbastanza strana, voglio dire, però insomma nella vita tutto può succedere. Literio, quando senti notizie del genere cosa pensi? Intanto complimenti per lo scoop, perché sono rimasto molto sorpreso io, ma secondo me i giocatori professionisti sono piuttosto abituati, diciamo, a gestire queste notizie. Sarà molto importante che la società comunichi però in maniera il più chiara possibile la notizia, ecco. Beh, però la società porta avanti questa nel trattativa tempo, ecco, soltanto che... a trattativa conclusa, perché insegnate che sono grandi operazioni, quindi possono andare a buon fine, così come può non... Però l'incertezza prolungata potrebbe alla lunga essere dannosa. Il Presidente ha sempre dichiarato di essere lui il responsabile, dà certezze ai tesserati, anche se non dovesse andare in porto sarà lui a dare continuità, però prima o poi Sebastiani lascerà, quindi non sarà, se non sarà il 30 gennaio sarà più avanti, però c'è questa possibilità abbastanza concreta. Riccardo e Francesco? È una notizia anche è vero che molte volte se ne è parlato, no, di cessione della società, può darsi che sia la volta buona. Può anche interpretare nel pensare meno male che va via Sebastiani, no, diciamo, no, questo perché Sebastiani ha fatto tantissimo per questa società e lasciarla in buone mani è l'auspicio di tutti quanti noi pescaresi e dello stesso Presidente. Innanzitutto non è detto che se viene una società nuova lui non rimanga, può anche rimanere anche lui, perché sicuramente lui terrà una parte del... potrebbe anche in un'ipotesi anche di un gruppo nuovo di tenere una parte azionaria e quindi far parte anche lui. Poi dipende che questo gruppo, ha fatto bella domanda se è italiano o straniero, perché cambierebbe tante cose. Se è italiano è un po' più difficile che uno magari rimanga, se è straniero invece c'è solamente del capitale che entra e magari rimangono le stesse persone. Sono tutte ipotesi. Però sicuramente vi voglio dire questo: se il presidente continua questa trattativa è perché
ha visto in queste persone qualcosa di serio. Hai centrato non, proprio il discorso. E non di tante parole, che poi quando però, tante parole, ma alla fine era tutta aria fritta. Se lui ha detto che continua la trattativa è perché ha valutato e hanno valutato sicuramente tutte le società di revisione che ha, e ne ha tre dietro, avrà valutato che è un gruppo che, con cui lui può sedersi a Francesco, per chiudere questa breve parentesi. Ha anticipato il concetto che volevo esprimere con bravura, Riccardo. Io aggiungo che se Sebastiani è di Pescara, continuerà a vivere a Pescara, e quindi secondo me è una garanzia per la serietà e la voglia di fare calcio di questo eventuale gruppo. Ossia, non lascerà, non darebbe mai il Pescara a un gruppo o a una persona o a più persone che non offrano le totali garanzie, anche perché più volte è stato contattato da questi personaggi che circolano poi nel mondo del calcio, ma ha lasciato sempre perdere. Esatto, mentre se questa volta le trattative vanno avanti, vuol dire che c'è serietà da parte di, ci sono garanzie, e Sebastiani è il garante di questo gruppo. E poi se questa notizia che vanno avanti le trattative l'hai anticipata tu adesso, vuol dire che è tutto vero, tutto. Non so, allora, non sappiamo come andrà a finire, a oggi è tutto vero. Torniamo a parlare di calcio giocato e ci colleghiamo con un volto nuovo, ma che già conosciamo perché è stato protagonista già negli anni passati di buoni campionati a Pescara. Parliamo dell'attaccante Cristian Capone. Buonasera Cristian, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, buonasera a tutti. Innanzitutto come stai? Tutto bene, grazie, tutto bene. Allora Cristian, sei tornato a Pescara dopo le esperienze passate. Ricordo il primo anno con Zeman, quel gran campionato, poi nel secondo con Pillon c'è stato l'infortunio. E questo è l'anno del riscatto anche per te, perché quest'anno tutti ci dobbiamo un po' riscattare. Noi che abbiamo visto lo scorso anno il precipizio della retrocessione, Oddo perché vuole tornare a livelli eccellenti, e anche tu personalmente vuoi dare il meglio di te stesso, no Cristian? Certo, certo, come ha detto lei è così. Siamo tutti pronti per fare un grande campionato, è quello che ci aspettiamo tutti di fare, ma la squadra è forte e sono sicuro che sarà così. Quanta concorrenza c'è però lì davanti? Ma la concorrenza c'è sempre, ovunque, in ogni squadra in cui sono stato c'è sempre stata tanta concorrenza, ma alla fine è concorrenza sana ed è quella che ti fa esprimere al meglio. Totò De Leonardis, ricordiamo il Capone del primo anno con Zeman, quel giocatore che ci colpì con tante reti messe a segno, ecco, si può rivedere quel prototipo di giocatore? Ma in effetti, sai, intanto ti saluto, ciao Cristian, e in bocca al lupo per questa stagione. No, la cosa che mi ha sorpreso dopo averlo visto, soprattutto quel primo anno, è che lui poi non abbia sfondato, perché voglio dire, lui ha tantissimo talento, voglio capire, c'è cioè un problema anche delle scelte che hai fatto con le varie squadre, problema di un allenatore che non ti vede, perché mi sembra che tu eri partito in maniera eccezionale, adesso sei ancora un giocatore in cerca di rilancio, questo mi sembra quello che... Non si è sentito nulla. Non ci senti? No, ora allora, sì. Allora Totò, alziamo un po' la voce. Sì. Non so se è il microfono, mi senti adesso? Ok, ora sì. Allora ti saluto come prima, l'avevo già salutato, in bocca al lupo. Buonasera, no, dicevo, insomma, tu come ti sei presentato a Pescara, eri un ragazzo emergente, di grande talento. Sembrava quasi fosse il trampolino di lancio per una carriera eccezionale, considerando pure da dove venivi, cioè dall'Atalanta. E invece negli ultimi due anni, voglio dire, hai fatto quasi una frenata. Da che dipeso? Dalle scelte dei vari allenatori, dalle tue condizioni fisiche? Ti è mancata l'occasione giusta? Questo volevo sapere, se hai ancora la voglia di riemergere immediatamente, insomma. Ma inizio col dire che comunque ho ancora 21 anni, comunque quando sono arrivato a Pescara ne avevo appena 18, e quindi questo è già il troppo presto allora. È il quarto anno di Serie B, come hai detto te, il primo anno è stato un anno fantastico perché comunque arrivavo dal settore giovanile
e poi gli anni successivi sono, ho avuto sia problemi fisici ma anche altri problemi magari con allenatori, moduli e tante altre cose che comunque nella carriera di un calciatore sono cose che ci sono e che si devono superare. E come ti ho detto, ho 21 anni, non posso di certo stare qua a piangermi addosso per gli anni passati, sono molto positivo, ho tanta voglia di giocare e spero di dare il massimo e di far vedere davvero le mie potenzialità. Ecco, molti sostengono, poi sento anche gli altri amici in studio, che tu hai un po' imitato nel suo percorso Caprari, che all'inizio non riusciva mai a sfondare e poi è esploso di colpo, diventando poi quel po' di giocatore che ammiriamo oggi. Hai avuto sentore di queste voci qui a Pescara o no? Sì, sì, mi è già stato detto una cosa del genere. Io Caprari non lo seguivo prima, quando stavo a Pescara, conosco ora come giocatore dall'anno della promozione in poi, è un grandissimo giocatore, non so prima che problemi aveva per non esplodere, ma spero di poter seguire il suo percorso. Allora, c'è qui il dottor Pietro Diterio, che conosce bene Capone dall'anno di Zeman, quindi... Mi è piaciuto anche molto quell'anno, quindi se è stato capace di esprimersi a quei livelli può rifarlo e anche di più. Volevo farle una domanda, Cristian, buonasera. Buonasera. Il tema della fiducia per un atleta professionista, è un tema fondamentale, lo dico da psicologo. Lei da 1 a 10 quanto sente di avere attualmente fiducia nei propri mezzi? Sì, come ha detto lei, sicuramente la fiducia, soprattutto in un atleta, è importantissima, se non indispensabile. Comunque, come si sa, non lo nascondo, gli ultimi 2 anni non sono stati gli anni migliori. L'anno scorso abbiamo iniziato anche abbastanza bene col mister Oddo, poi da gennaio in poi ho giocato veramente poco. Anche quel gol che ci hai fatto a Perugia è stato un bel gol l'anno scorso, Sì, è stato il mio primo gol lì a Perugia. Sì, è stato un bel gol, peccato averlo fatto proprio contro il Pescara, però sì, come ho detto, da gennaio in poi cambiando allenatore, cambiando tante cose, non ho più giocato, diciamo, veramente poco. E la fiducia la prendi giocando, avendo continuità e cercando di fare le cose al meglio. Riccardo e Francesco, così poi lasciamo Cristian. Ciao Cristian, mi sembri un po' più irrobustito, non ingrassato, irrobustito. Cambierai il modo di giocare o ricalcherai quello che hai fatto con Zeman? Sì, da quando sono arrivato il primo anno qua a Pescara, come ho detto, a 18 anni ero ancora un ragazzino, diciamo che sono cresciuto sotto tutti gli aspetti, anche a livello fisico, ma credo che non cambierò il mio modo di giocare perché sono nato così, io sono cresciuto con queste qualità e ho voglia e bisogno di dimostrare queste qualità. Francesco e poi... Cristian, intanto, come diceva Totò, in bocca al lupo per questa stagione. Proprio per le tue caratteristiche tecniche notevoli, hai tanta qualità. Pensi di avere anche attitudini a modificare leggermente il tuo modo di giocare, ossia di poterti al limite adattare sul piano tattico a situazioni diverse da quelle che hai sin qui vissuto? Sì, certo, io comunque sono giovane ed è normale, devo sicuramente sapermi adattare a diversi moduli o diverse tattiche, perché comunque ne vedrò di tantissime e questo è anche uno dei miei obiettivi, sapermi adattare anche ai diversi moduli, alle diverse richieste degli allenatori che avrò. C'è il nostro Andrea Costantini, vai Andrea. Sì, buonasera Cristian. Ecco, con Oddo la tua posizione cambia rispetto a quella che era ai tempi di Zeman. Questo incide e poi ti volevo chiedere che gruppo hai ritrovato. Sicuramente tanti giocatori sono andati via rispetto a quando c'eri tu fino a 2 anni fa, ma che gruppo hai ritrovato? Buonasera innanzitutto. Il gruppo sicuramente è un gruppo nuovo perché comunque da quando sono arrivato io il primo anno sono cambiati tantissimi giocatori, sono rimasti diciamo i pilastri della squadra, ma è un gruppo positivo, un gruppo a cui piace giocare a calcio e un gruppo che ha tanta voglia di dimostrare che è un gruppo forte
E rispetto al modulo, al modo di giocare, rispetto a Mr. Zeman, diciamo che comunque il modulo è abbastanza simile, a parte che gli esterni d'attacco sono un po' più centrali e che fanno un po' più trequartisti. Però non vedo molta differenza nel mio modo di giocare, posso giocare sia più largo che dietro la punta, quindi non c'è nessun problema, anzi. Senti Cristian, tu hai dato il meglio di te stesso, abbiamo detto, finora con Zeman e con Oddo, mentre hai avuto qualche difficoltà con Pillon e con Cosmi, che vuol dire che con tecnici più propositivi riesci a trovarti più a tuo agio? Ma sicuramente un calcio più offensivo, più propositivo, per le mie qualità e per le mie caratteristiche mi aiuta. Col mister Pillon diciamo che ho avuto più problemi, perché quando sono tornato mi sono fatto male subito, sono stato fuori 3 mesi, ho fatto fatica quando sono rientrato dall'infortunio. E con mister Cosmi erano cambiati i moduli, erano cambiati molti giocatori, aveva cambiato. Comunque ogni allenatore fa le proprie scelte, le ho sempre rispettate, però... Come ha detto lei, sì, sicuramente con un calcio più offensivo, più propositivo, sono avvantaggiato. Per chiudere, si riparte dunque sabato con l'Empoli. Che Pescara vedremo, Cristian? Un Pescara che comunque gioca per vincere, vuole i 3 punti. Sappiamo che l'Empoli è una grande squadra, una squadra forte, ha grandi giocatori, ma sappiamo di essere forti anche noi. Ci siamo conosciuti da poco, perché anche noi siamo tanti giocatori nuovi, ma sono sicuro che faremo una grande partita. Cristian, grazie, un in bocca al lupo corale da parte di tutto lo studio e speriamo di rivedere il primo Capone anche migliorato, perché no? Grazie ancora. Lo spero Cristian. Anch'io, grazie mille ancora, grazie, buona serata. Grazie da parte di tutto lo studio. Bene, sono le 22:14 minuti, in quest'ultimo quarto d'ora entriamo nel vivo del campionato, perché si gioca Pescara-Empoli, è la prima di una serie difficilissime, perché poi ci sarà la trasferta di Venezia in casa con il Frosinone, poi a Lecce. Vabbè, la B quest'anno è davvero dura, però tu hai fiducia, mi sembra di capire, Pietro. Sì, molto, perché il clima di partenza è quello giusto, come ho detto, no? Il clima di fiducia si è visto prima quando hai chiesto alle persone, agli altri ospiti su Oddo, e tutti ne parlano bene, si fidano, piace. Quindi riceve fiducia e la trasmette, quindi ha lasciato un buon segno positivo. Il clima è importantissimo. Sarò curioso di vedere con l'Empoli che scelte farà Oddo, anche tattiche e di giocatori. Sia l'assetto tattico che la scelta dei giocatori. Sarà interessante vedere, secondo me. Di nuovo Totò, cosa si potrebbe vedere in questa partita? Ma di nuovo, intanto l'assetto che potrebbe essere, voglio dire, rispetto all'ultima, ci potrebbe anche essere una conferma, quindi vedere come ha lavorato l'allenatore con i suoi in questo periodo. Oppure si può essere, la novità potrebbe essere in particolare Asensio, che finora abbiamo visto. Sì, che abbiamo Asensio visto, dall'inizio. Poi è probabile dall'inizio Asensio. Io già mi sono sbilanciato, ho detto che mi piacerebbe vedere Asensio accanto a Ceter, cioè con 2 punti davanti, però vuol dire, non faccio allenatore, quindi dico quello che vedo dall'esterno, dalla tribuna. Ci può stare, è anche possibile questo. La cosa da capire è che, appunto, abbiamo parlato di Capone, ma dove c'è la grandissima abbondanza è proprio lì, nei due trequartisti che devono... Quindi nella zona sinistra, gli esterni di sinistra, dove sono 4. Sono, no? In 4, quindi insomma. Capone, Riccardi, Capone, Grazie e Bocic. Sì, sì, esattamente. Certo, la concorrenza stimola, però può essere anche un problema. Per quello la cosa, appunto, che mi è piaciuta di meno è questo organico extra large, che a mio avviso non serve a nulla. Però è ovvio che questo poi è un lavoro che deve fare l'allenatore insieme ai suoi giocatori, e tenere tutti sulla corda. E per cercare di scegliere sempre i migliori del momento, insomma, questo è. Rick? Ci aspetta una partita difficile con l'Empoli, perché... No, cosa vuoi vedere di nuovo? Ma di nuovo vedrò sicuramente che siamo senza un terzino, e quindi credo che inserirà Trecco e lo farà giocare dietro, perché... Dove? Terzino destro? No, secondo me lo mette terzino sinistro e gioca... Non abbiamo terzini, se non rientra Balzano, terzino destro chi lo fa? Non ce l'abbiamo. Ventola. E quindi lo può fare Ventola, oppure secondo me fa come ha fatto con Balzano. Vabbè, questo è un problema di problema, quindi... Sicuramente. E poi mi stuzzica l'idea anche di quello che ha detto Totò,
visto che per il momento abbiamo fatto veramente pochissimo in attacco in due partite, forse in avanti abbiamo bisogno di un po' più di forza, e quindi magari giocare con un modulo con due punte sarebbe... Ritrovare anche il miglior Galano, Francesco? Credo che sia fondamentale, lì dipende dalle scelte sul piano tattico, che cosa chiede Oddo a Galano, tutti sanno quali sono le caratteristiche di Galano. Io mi aspetto qualche fesseria, di vedere qualche fesseria in meno nella fase difensiva, e poi soprattutto dobbiamo capire tutti che, essendo una squadra nuova, con un allenatore nuovo, non credo che dalla mattina alla sera, non sempre riesce di vedere in una, due, tre partite il volto nuovo, cioè, della quando squadra. Quando sarà pronto questo Pescara di Oddo? Non lo so, da quando, il tempo che ci vorrà perché Oddo e i giocatori si capiscano, e dal modo di fare le scelte di Oddo. È bene, secondo me, avere fiducia, perché ci sono tutte le credenziali per avere fiducia in questa squadra e ovviamente nell'allenatore. Però bisogna, ossia, se qua di colpo ci aspettiamo che il Pescara ingrani subito e cominci a vincere. Per questo sto chiedendo cosa si vuol vedere di nuovo. Beh, secondo me di nuovo, ripeto, sul piano squisitamente numerico, fesserie di meno in fase difensiva, forse una maggiore forza in fase offensiva, e poi il modo di proporsi, ossia, come diceva Capone, tu dicevi con Zeman e con Oddo, le migliori stagioni di Capone, ma anche di altri giocatori, perché è un calcio propositivo, vedere le prime luci di quello che sappiamo che Oddo può far vedere. Perché Totò sorridevi quando ho chiesto quando sarà pronto il nuovo Pescara? No, io sorridevo per la verità, parlando di Galano. A mio avviso il problema di Galano è Galano, nel senso che l'ho visto in questo, se vediamo l'ultima partita in cui ha sbagliato il rigore, nel momento in cui ha sbagliato il rigore ha finito la sua partita. Ti fermo un attimo, perché succede questo? Sbaglia il rigore, esce dalla partita? Ma bisogna, io non l'ho visto, se posso dire la mia, da psicologo. L'ho visto che questo probabilmente non è sereno, no? C'è qualcosa che lo frena, perché sul piano tattico sta giocando come piace a lui, è la maggiore considerazione, però credo che nel momento in cui perde fiducia in se stesso, mi dà questa impressione, no? Spiegamelo tu da psicologo. No, non ho spiegazioni, perché per spiegarlo bisogna conoscere proprio la realtà dall'interno e capire cosa sta vivendo e cosa sta succedendo, certo, al giocatore, esatto. Io un po' dall'interno l'ho seguito. Ecco, scusami se ti interrompo, lo scorso anno è successo già un qualcosa, sì. Grano bene con Zauri, meno bene con Le Grottaglie e Sottil. Ed è importante anche il rapporto con l'allenatore, eh? E quindi il rapporto di fiducia anche con l'allenatore, diciamo il prendersi con l'allenatore. Cioè vuol sentirsi determinanti, importanti, in che senso il rapporto con l'allenatore? Il rapporto di fiducia. Se gioca vuol dire che gli danno fiducia. Non solo ha avuto fiducia, ma spesso l'ha detto anche nelle sue interviste, che per lui Galano è imprescindibile, voglio dire. Per cui io credo che, insomma, che lui sia nella sua testa, voglio dire, questo al di là dell'esterno, certo, delle condizioni. No, questo per saperlo, perché, però bisogna sapere i fatti dall'interno. È tutto giusto quello che dici tu, però due partite, sono state giocate due partite. No, ma in questo momento una è andata. C'è anche il precampionato, sì, dove non è andato molto. Vabbè, evidentemente è un giocatore che quest'anno ha bisogno forse di lavorare. Ma di certo, più, non è che stiamo facendo il processo a Galano. Cerchiamo di capire perché. Un elemento valido tecnicamente, certo, ancora non in grana. Non dimentichiamoci che ci sono state pure voci di mercato su Galano e non sappiamo quanto vere, e queste influenzano anche. Beh, a dir la verità, di richieste ne ha avute poche, forse no, nessuna. Però purtroppo non li sappiamo i fatti dall'esterno. Riccardo? Ma io credo che a livello psicologico lui abbia patito anche la fine del campionato, che è stato, non ha giocato, poi è rientrato l'ultima partita, ha sofferto stare fuori. Cioè quelle tre giornate di squalifica? Sì. Secondo me da lì lui... Ha sbagliato anche il rigore a Perugia. Esatto, lui forse da lì è un po'... No, problema di serenità, io non lo so per questo sto parlando. Sul piano tecnico non si discute, né io, né l'allenatore, né i compagni, credo. Perché? Però, perché ci sono troppe aspettative su di lui. E forse questo. Può però un questo giocatore c'erano pure l'anno scorso. Però un giocatore di grande talento, Galano. L'anno scorso fu preso il fiore all'occhiello del però Pescara. L'anno scorso e sul campo ha risposto bene. L'anno scorso veniva da retrocessione col Foggia, non dimentichiamo. Sì. Quindi, no, c'è altro che due non di fila, nel senso, quindi non era
però a livello di talento, di piedi, nessuno discute la qualità. È il più forte, uno dei più forti che abbiamo, non dico il più Robin forte, Robin della Puglia, uno dei più forti che abbiamo, quindi credo che sia proprio un problema mentale, come diceva Totò. Poi secondo me passato questo torna. Che si intende problema mentale? Che non ha la fiducia, lui è un debole? Ma purtroppo non lo sappiamo, gli effetti sono sul dialogo interno, su quello che si dice il giocatore in campo mentre gioca o mentre batte il rigore. Evidentemente il dialogo interno è un dialogo interno in questo momento specifico più limitante che potenziante. Che poi, perdonami, lui ha tirato un grande rigore, non è che ha tirato un rigore alla Roberto Baggio che ha tirato al cielo alle finali mondiali, ha tirato un rigore bellissimo, il portiere da una parte e dall'altra, ha preso il palo pieno, un centimetro va dentro, anche un centimetro va fuori. L'anno scorso si parlava del Monza di Berlusconi. Non sono d'accordo con lui, il rigore ha sbagliato. La sbagliata perché lui, il portiere si è tuffato e dopo lui ha tirato quando il portiere già si è tuffato. Sì, ma è un centimetro, perché un centimetro rigore si è sbagliato proprio perché a livello psicologico se va dentro quel rigore magari lui è sbloccato stiamo parlando della prestazione complessiva, non solo del rigore di Galano. Grazie maestro. No, semplicemente perché è un processo, tra virgolette, senza sapere. Magari lui è tranquillo, sì. È tranquillissimo, non ha nessun problema e ha sbagliato un rigore che si può sbagliare. E poi sono state giocate solo due partite, ossia se per disgrazia questo le prossime due partite non fa gol, che facciamo? Qua si parla solo perché Galano non segna, perché poi se per caso le prossime due partite non segna, ma poi mi segna per cinque partite. Ma questo vale per i grandi attori, no? Se vale per tutti. Nella Juventus Ronaldo non va bene, le aspettative per partite, no, ma difatti per 3-4 ne sono state due. Non stiamo a fare il processo a Galano, stiamo parlando di Galano perché il giocatore forse più importante del Pescara, cui non è che stiamo parlando di Pinco Pallino, quindi se non rende ormai è un problema, non secondo me, crocifiggere Galano, voglio dire, uno aspetta per Galano. Secondo me sono state due partite nelle quali non ha brillato, io non è che tutti qua abbiamo fiducia in Galano, io sono convinto che Galano magari farà uno o due gol con l'Embolo, comunque giocherà come sa giocare. Così come lui. Le aspettative ci sono per Valdifiori, no? Che anche è l'elemento lui paga del mercato, ovviamente più sei qualitativamente valido e più le aumentano, certo. Credo che per Valdifiori ci sia un po' più un problema di ambientamento, è arrivato Galano, c'era già quell'anno scorso, già diverso. Valdifiori ha un bisogno, secondo me, di capire, anche perché è veramente qua da un mese, di capire chi è, cosa fa, cosa deve fare in una squadra, i compagni. Però ci sono alcuni giocatori che li dobbiamo ancora vedere in questa stagione. Valdifiori, il vero Valdifiori lo dobbiamo vedere. Ci vuole Galano, un po' di tempo. Ne abbiamo parlato. Maestro è ancora da vedere. Memusciai, che deve rientrare nella migliore condizione. Di giocatori che danno una solidità e che pensi Totò che Bocchetti venga buttato nella mischia, elemento di grande esperienza, quindi. Secondo me sì, adesso non ho seguito però credo tra l'altro in questo momento anche con l'infortunio del ragazzo c'è anche Jarosinski da poter far giocare, quindi insomma credo che lo butterà la mischia, insomma. E l'Empoli è un brutto cliente, poi uno degli allenatori più quotati come Dionisi, che fece bene sia ad Ascoli, è un allenatore d'avanguardia, no? Andrea, se ne parla molto bene di questo tecnico. Sì, ha fatto molto bene a Venezia lo scorso anno, viene dalla Gavetta, dalla Serie D, poi la Serie C con Limolese e ora questa chance di allenare una squadra importante come l'Empoli. Enrico, una notizia di mercato che riguarda un ex biancazzurro, Luca Clemenza, si era parlato anche di un suo ritorno a Pescara nelle ultime ore di mercato, ha invece firmato con il Sion, quindi andrà a giocare in Svizzera, l'ufficialità è arrivata un'ora fa. Quindi Clemenza al Sion di Fabio Grosso. Esatto, ufficiale. Il mercato era ancora aperto. Evidentemente in Svizzera ancora aperto. Lui ha speso belle parole per l'esperienza pescarese insieme a Pucciarelli. Entrambi forse fra virgolette potevano essere utili anche a gennaio, ma a questo punto Clemenza va al Sion. Fabio Grosso lo conosce molto bene perché l'ha avuto anche nella Juventus. Sì. E quindi
un buon giocatore, un buon acquisto. L'anno scorso ha dato delle prestazioni. Sì, 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 un buon giocatore. Notevole. Quando è stato utilizzato, ha dato il suo buon apporto. Poteva essere utilizzato di forse più, di più, esatto. Insomma, per quello, sì, per le qualità, sì, che aveva. Clemenza l'anno scorso utilizzato di più in tutta nel corso della stagione. Quando ha giocato ha dato sempre risposte buone, almeno. Insomma, mi è piaciuto. Pietro, siccome mancano pochi minuti, hai fiducia in questa squadra, una squadra tutta da scoprire, ovvio, lo conosciamo. Qualche dubbio invece su cosa puoi averlo? Ma io ce l'ho sull'atteggiamento, perché indipendentemente dal fatto della squadra, in campo, no? Sì. Cioè, è importante che la squadra trovi la giusta concentrazione individuale di squadra e abbia un atteggiamento in campo intenso, di intensità, quello che forse non abbiamo quindi visto. Quindi non ti interessa il singolo, più la squadra. Anche del singolo, però vedere l'intensità nel giocatore e nella squadra, anche se perdi. Anche se puoi avere una prestazione adesso non al massimo ottimizzata, però l'atteggiamento conta molto, quello lo vedremo a Empoli come sarà rispetto alla partita con la Regina. L'atteggiamento è fondamentale, no Totò? Però sì, no, appunto, anche se speriamo intanto di fare qualche punto. Sembra ancora una squadra in costruzione, voglio dire, nel senso anche come testa. Cioè, sì, anche come testa, esatto, bravo. Ricordiamo tutti i livelli. La squadra che con Oddio è andata in Serie A. Quella strada facendo aveva preso un ritmo, voglio dire, pur puntando sempre sul possesso palla, però era una velocità quattro volte superiore agli altri, con Benali, Verre, Memusciano, la palla si muoveva in continuazione e soprattutto si giocava sempre sullo spazio, e questo che ancora la squadra non riesce a dare. Adesso bisogna capire il lavoro dell'allenatore, ma anche dei giocatori per arrivare a quel tipo di gioco, insomma. E comunque è importante muovere la classifica, perché sabato con l'Empoli, poi si giocherà subito di martedì alle ore 21 8 giorni a Venezia, e poi in casa con il Frosinone e poi a Lecce. Insomma, Andrea, la prossima sarà una settimana, anche perché ci saranno l'infrasettimanale anche del Teramo, quindi sì, che giocherà a Potenza mercoledì. Complimenti al Teramo, Francesco, una intensa squadra. Anche per Maurizio Daqui. Enrico, chiudo dicendo che sono confermati i 1000 posti a disposizione per la partita Pescara-Empoli, ma questi 1000 tifosi che saranno presenti saranno invitati dalla società, come è stato già per la quindi non gara ci saranno biglietti in vendita, un po' come sta avvenendo in quasi tutti gli stadi, esatto, di Serie A e di Serie B. Bene, grazie a Pietro Litero, a Riccardo Clinco, a Francesco Di Francesco, ad Antonio Leonardis, grazie a te Andrea, ciao, grazie a Loris Bennato, a Maurizio Daqui in regia. Ovviamente ci vedremo lunedì prossimo sempre alle ore 21. Grazie per averci scelto.